ragazzi, eccoci qui in un nuovo video, raga, dopo tanti giorni di assenza, rieccomi qui. Oggi siamo qui in un video molto speciale perché abbiamo installato la mia nuova postazione da gaming. Ok raga, partiamo immediatamente dal kit Devastator 2, che comprende mouse retroilluminato di verde e tastiera, anch'essa retroilluminata di verde. Raga, ho scelto il verde perché comunque è un colore che facilita la visione notturna. E niente, passiamo al monitor. Come monitor, raga, ho scelto un Samsung S24 di 330 24 pollici Full HD. E come case, raga, ho scelto l'NZXT S340 Black e Light con 4 prese USB, una HDMI, una jack audio, una per il microfono e una specie di lucina, sempre se sia una lucina che non so come chiamarla. Se vedete tutta questa illuminazione non è perché è giorno, anzi è sera, ma è per questa lampada vintage che uso per illuminare tutta la mia scrivania. Ok raga, inizio ad elencarvi le varie caratteristiche interne del case. Abbiamo una scheda madre MSI Z170 Slim Plus, una CPU formata da Intel Core i5 con banda 3 GHz, una DSSI, spero di averlo pronunciata bene, una Corsair H90 Liquid Cooling, che sarebbe un raffreddamento a liquido, una RAM da 8 GB DDR4, un SSD della Samsung, che lo vedete in basso a destra, da 250 GB, un HDD, un hard disk da 1 tera e una PSU sempre della Corsair VS650 da 650 watt. Ok raga, dopo avervi elencato le componenti interne del mio case, vi volevo mostrare questo, chiamiamolo, cubo magnetico, che ha una potenza molto molto forte e si stoppia in due. Raga, è un cubo magnetico che serve per, ecco, sentite già che è molto molto potente, e serve da poggia cuffie, poggia visore 3D. Io ho anche il visore 3D che però uso raramente, quindi preferisco metterci le cuffie Bluetooth. Tra l'altro questo mouse è molto molto bello, è fatto appositamente per il gaming, raga. Io vi consiglio questo kit, che al buio, come ho detto già all'inizio, si vede benissimo. E in sostanza ha 3 tasti aggiuntivi al mouse normale. Questo, raga, che è per far velocizzare il puntatore, per renderlo un po' più veloce, guardate. Vedete che, vabbè, è un po' più veloce, non è che cambia la vita. Guardate senza. Ecco, vabbè, non è chissà cosa, comunque è un'opzione in più. E poi abbiamo questi due tastini che servono, diciamo, quando giocate ai giochi. Io li ho usati e sono molto utili, ovviamente non solo per i giochi. E in sostanza, raga, questo mouse insieme alla tastiera io ve li consiglio. Invece di acquistarveli singoli, acquistatevi il kit. Questo è il mio PC, o meglio il mio desktop, e vi faccio vedere anche una chicca di questo monitor della Samsung, che qua, raga, ha vari pulsanti touch. Infatti guardate, se io faccio così, guardate, mi compare il menu, giustamente. Ecco qua, possiamo andare su colore. Ok, vabbè, in questo caso non è disponibile. Guardate, vi faccio vedere che c'è anche una game mode. Guardate, game mode on, e vedete che più o meno si illumina di più. Guardate, vi faccio vedere senza game mode. Ecco, diciamo che si illumina molto di più. A parte questo, anzi direi di toglierla, visto che non stiamo neanche giocando. No, cosa sto facendo? Sto cambiando la luminosità, ok. Modalità gioco off e niente. Queste qui più o meno sono tutte le chicche di questo menu touch. Ecco qua, raga, si cambia, diciamo, in HDMI1, HDMI2. E basta, volevo solo farvi vedere questo. Quindi raga, ovviamente la postazione la devo ancora un po' rinnovare, visto che è un po' spoglia. E quindi niente, spero che nonostante questo vi piaccia. Commentate, iscrivetevi, mettete like. Noi ci possiamo salutare nel prossimo video. Bella ragazzi.